Pace a tutti e gloria a Dio. Mi chiamo Walter, ho 42 anni e vengo da Taranto. Sono 2 anni e mezzo che sono uscito dal carcere dopo aver vissuto una vita di carcere e vi racconterò in sintesi. È da 2 anni e mezzo che voglio ringraziare il Signore, che giro l'Italia, il Sud Italia, portando la mia testimonianza nelle chiese, per le strade. E voglio ringraziare il Signore soprattutto per come mi usa per le strade, perché io ho pregato sin dal primo giorno che il Signore ha toccato la mia vita e ancora oggi dico: Signore, dammi un pulpito che sia la strada. Come pulpito voglio la strada. Gloria a Dio, perché io so di una cosa, che dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Io sin da ragazzino non ho fatto le scuole perché amavo il lusso, amavo il potere, amavo i soldi, amavo avere tutto per me, tutto con me. Amavo questo, ero bambino, ero ragazzino e desideravo nel mio cuore questo. E così lasciai le scuole e da subito mi buttai per la strada. Per la strada iniziai a fare i miei primi crimini, i miei primi reati. Ero un bambino, ragazzino, e ricordo che facevo i cosiddetti furti, gli scippi, spacciavo un po' di droga. Man mano che crescevo, guadagnavo soldi, questo non mi bastava più. Volevo, cercavo sempre un qualcosa che stimolasse la mia vita, che mi mettesse al centro dell'attenzione. Volevo essere notato, volevo essere considerato. E così per la prima volta nei miei 18 anni entro in prigione nella mia città, e lì in quella prigione un bel giorno dissi a un personaggio che era inserito nella criminalità organizzata: voglio diventare come voi, voglio diventare un camorrista, voglio diventare un mafioso. E mi dissero: se devi diventare come noi ti devi sottoporre a un rito di affiliazione. Scesi al passeggio, ci fu una riunione tra tanti camorristi e ricordo quel giorno che feci e mi sottoposi al cosiddetto rito di affiliazione. Ci fu un patto di sangue, anch'io entrai a far parte di quel clan. Uscii dalla prigione dopo pochi mesi e ricordo che mi diedero una pistola, un giubbotto antiproiettile, mi facevano viaggiare in auto blindate, dovevo essere pronto ad ammazzare pure le persone. Ormai la mia vita stava scendendo veramente nell'inferno della terra, ormai mi sentivo legato e schiavo da questa vita che avevo intrapreso. La mia mamma la portavo in giro per tutte le carceri d'Italia, la portavo in giro sempre dietro la porta di un carcere, e mia madre ogni qualvolta veniva dietro la porta di un carcere al colloquio mi diceva sempre queste parole: figlio mio, io non ti riconosco più, hai preso l'immagine del criminale. Sapete, io ho anche fatto uso di armi da fuoco, non voglio scendere nei particolari per delicatezza, comunque ho fatto uso di armi da fuoco, ho sparato delle persone, non ho mai ammazzato nessuno per grazia di Dio, perché non è mai nata l'occasione. Però tante volte mi sono recato in luoghi per fare degli agguati mortali, ma non trovavo mai il bersaglio stabilito. Mi veniva ordinato di ammazzare dei bersagli stabiliti e non trovavo mai il bersaglio stabilito. Un giorno invece sono stato io vittima di una sparatoria, mi hanno sparato 5 colpi di pistola. Ringrazio Dio che quelle persone che mi hanno sparato erano persone che quando sparavano, che quando avevano un'arma in mano ammazzavano le persone. Quel giorno non vollero ammazzarmi. Tante volte ho rischiato la mia vita, perché vivere in quella realtà veramente è una realtà dura, difficile. Ormai dentro la mia vita c'era paura, ansia. Nonostante io avessi quello che desideravo, nonostante avessi droga, soldi, tante donne, oh, carissimi fratelli e sorelle, ormai quando respiravo, solo che respiravo il peccato. Non c'era bisogno di fare il peccato, solo quando respiravo il peccato. La mia vita è andata avanti così, la mia vita ormai era distrutta, gloria a Dio, era distrutta, la mia vita era distrutta.
Veramente il diavolo aveva preso la mia vita in mano e la stava distruggendo. Nel 1998 vengo nuovamente arrestato, vengo portato nel carcere di Lecce e ancora una volta lì mia madre al colloquio piangeva e piangeva e piangeva, mi diceva: figlio mio, io non voglio accettare questa tua vita, ma sulla mia vita c'era ormai una maledizione, c'era una maledizione sulla mia vita. E così, mentre ero in carcere, che dovevo affrontare il processo perché dovevo rispondere di reati di associazione mafiosa, estorsioni, droga, armi, così nell'anno 2000, mentre ero in carcere, mi arriva un telegramma dove mia madre mi dice: tuo fratello, quel fratello che tu un giorno hai sparato, sì, perché in una occasione un giorno ho dovuto fare anche questa azione verso mio fratello, un giorno l'ho dovuto ferire a colpi di pistola perché lui era un tossicodipendente, io non volevo che lui fosse un drogato. Mi disse mia madre: quel fratello che tu gli hai fatto del male è morto per un'overdose di eroina. Fu una notizia che mi sconvolse la vita. Partecipai al funerale con la scorta della polizia, mi portarono nella chiesa cattolica perché eravamo di estrazione cattolica. Io ero ammanettato lì, vedevo mia madre con il viso spento dal dolore, una donna morta. Venne vicino a me, la volevo salutare, mi disse: mia madre, mi è morto un figlio, il prossimo sarai tu. Ricordo queste parole che mi entrarono qui, io le dissi: mamma, questo non succederà, vedrai. Andai sopra la mia stanza e dissi: va bene, dissi, allora ho capito quello che devo fare. Ormai la mia vita va avanti così, quando uscirò butterò la mia vita, o mi ammazzeranno o io ammazzerò loro, però qualcosa la devo fare. E così dopo 2 giorni, dopo quel funerale, una mattina mi svegliai, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, una mattina mi svegliai, dopo un paio di giorni mi accorsi che stavo piangendo. E mi aggrappai alle sbarre della finestra della mia cella, guardai il cielo con gli occhi pieni di lacrime e dissi queste parole a un Dio che io non conoscevo. Dissi: Signore, ho sentito qualche volta parlare di te quando ero in giro. Io andavo in giro con le pistole, armate, con la droga, e c'erano tanti ragazzi che mi parlavano di Gesù. Mi ricordai di questo e dissi con le mani attaccate alle sbarre: Signore, se tu puoi cambiare la mia vita, allora fallo adesso. Io ti chiedo perdono per tutti i miei peccati, per tutto il male fatto, ma ti prego, dammi una risposta perché non ce la faccio più a vivere così. Quel giorno, gloria a Dio, è avvenuto il miracolo nella mia vita. È successo un terremoto, pastore, nel mio cuore. Quel giorno è successo un terremoto nel mio cuore, mi sentivo estraneo a me stesso, perché quando Gesù, quando lo Spirito Santo entra nella tua vita, veramente ti devi sentire estraneo a te stesso. Chiamai un pastore evangelico perché mi dissero di chiamare un pastore evangelico, venne e gli dissi: pastore, mi devi spiegare una cosa. Mi disse: dimmi, prima fumavo le sigarette, ora non le fumo più, bestemmiavo, non bestemmio più. Guardavo la televisione, programmi non buoni, non li guardo più. Mi accompagnavo ai miei amici che parlavano di male, ora non mi accompagno più. Per favore, pastore, dimmi cosa mi sta succedendo. E mi disse: fratello Walter, lo Spirito Santo ti sta convincendo di peccato, di giustizia e di giudizio. Entrai nella mia cella e feci una preghiera al Signore e dissi: Signore, tu hai risposto alla mia preghiera, io da oggi ti voglio servire. Gloria a Dio, e da quel giorno è cambiata la mia vita. Sono uscito dal carcere, mi sono battezzato in acqua, il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, gloria a Dio, e ho iniziato una vita nuova, una vita di fede, una vita appagata, una vita felice, una vita gioiosa, perché Cristo Gesù era entrato nel mio cuore, gloria a Dio. Le persone non mi riconoscevano più, mi dicevano: tu sei impazzito, tu sei diventato strano. E io dicevo: sì, dite tutto quello che volete, ma so solo una cosa, che Gesù Cristo ha cambiato la mia vita. Non voglio essere presuntuoso, ma lo voglio gridare a tutti quanti, che Cristo Gesù ha cambiato la mia vita. Gloria a Dio, Gesù Cristo ha cambiato la mia vita. Gloria a Dio, da quel giorno ringrazio sempre il Signore.
Perché veramente quando Gesù Cristo entra nel cuore, nella vita di una persona, Gesù Cristo ti trasforma, Gesù Cristo non ti cambia, ti trasforma. Cristo trasforma le vite. Cristo Gesù ha spezzato ogni legame nella mia vita, ogni catena diabolica nella mia vita, ha trasformato la maledizione in benedizione, perché da quel giorno Dio mi ha detto: io mi prenderò cura di te. E io dissi: Signore, la mia fiducia la ripongo solo in te, perché gli uomini mi hanno deluso, anch'io ho deluso, ma tu, Signore, so che non mi deluderai. Nel 2004, giungo a una conclusione perché non voglio rubare molto tempo, nel 2004 vengo nuovamente arrestato perché dovevo espiare la condanna definitiva e vengo portato in carcere a Secondigliano, Napoli, dove ho scontato 7 anni. Dopo ho preso l'amnistia, la liberazione anticipata, così nel carcere di Secondigliano, pastore, fratelli anziani, nacque questo desiderio di scrivere questo libro, di narrare tutta la mia storia. Sono uscito dal carcere dopo 7 anni, avendo scontato tutta la mia condanna. Adesso non ho più nulla da dare alla giustizia terrena. E così, appena sono uscito, ho detto: Signore, siccome tu quando inizi un'opera la porti a compimento, e Dio onora coloro che lo onorano. Signore, io mi appello alla tua santa e potente parola. Signore, ti prego, donami una moglie, donami una compagna, perché voglio gustare l'amore vero. L'amore vero, perché l'amore vero sta solo in Cristo Gesù. E il Signore mi ha donato una compagna, una sorella. Dal mondo, fratelli e sorelle, non volevo più nulla. Tutto ciò che appartiene al mondo non voglio più nulla. Qualsiasi scelta io dovevo fare, dicevo: Signore, guidami tu, che sia uno strumento nelle tue mani. E così ho conosciuto questa sorella. Dopo 1 anno ci siamo sposati. Nonostante non avessi un lavoro, certo, bisogna sempre fare le scelte con avvedutezza, ma io dissi: Signore, se mi hai donato questa compagna, tu mi darai anche la grazia di sposarmela. Io lavorerò, mi darò da fare, farò tutto quello che vorrai, ma tu mi farai sposare questa donna. E dopo 1 anno ci siamo sposati. Ora mia moglie non è potuta venire con me, gloria a Dio, perché lei è rimasta nella mia città, perché 2 mesi fa, gloria a Dio, il Signore ci ha donato un figlio. L'ho chiamato Stefano, l'abbiamo chiamato Stefano, in onore, perché io credo nella proclamazione della parola. Ho detto: Signore, questo figlio lo chiamiamo Stefano, perché noi preghiamo, proclamiamo, auguriamo e desideriamo che questo bambino da grande farà una vita come l'evangelista Stefano, pieno di fede, di potenza, di fuoco, di gloria, di grazia, gloria a Dio. Perché a me piacciono queste esperienze, fratelli e sorelle, che quando Cristo entra nella vita, Cristo ti riempie di fuoco e devi testimoniare e predicare la parola con la potenza e con il fuoco dello Spirito Santo. Cristo questo vuole. E voglio ringraziare Dio di come ha cambiato la mia vita. Voglio ringraziare il pastore, gli anziani per l'ospitalità e per la gentilezza. Voglio concludere nel dire: io conosco questa zona, Librino, perché in carcere sono stato con persone siciliane, quindi conosco così. Io vi dico una cosa, fratelli e sorelle: dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Io ho potuto testimoniare e predicare la parola di Dio nelle carceri a tantissimi mafiosi, camorristi, persone dell'andrangheta, e vi posso dire una cosa, che ho visto tante persone. E credetemi, pastore, fratelli, ho visto tanti camorristi e mafiosi, quando io testimoniavo e pregavo, li ho visti anche piangere, perché la parola di Dio è come una spada che penetra. Quando veramente la parola viene predicata con potenza e con l'unzione dello Spirito Santo, può penetrare nei cuori più duri, perché la vera arma, gloria a Dio, la vera arma mondiale, la vera potenza mondiale è la parola di Dio, gloria a Dio. Se avete dei parenti, poi vabbè, il pastore vi dirà: ho scritto questo libro, Sarò un mafioso, dove è narrata tutta la mia storia. Lì ci sono delle copie, è molto bello da leggere,
ma anche da dare a qualche giovane che magari vive una realtà come l'ho vissuta io. Dio ci benedica. Grazie, pastore.